Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati a Batti 5, il programma dedicato esclusivamente all'Italservice Pesaro, al suo campionato, ai suoi colori, ai suoi tifosi, ai suoi giocatori, protagonisti spesso nel nostro salotto a tinte biancorosse. Questa sera abbiamo un giocatore, anzi un campione con la C maiuscola, protagonista davvero assoluto della partita scorsa, quella vinta in casa contro la Feldieboli con un gol importante, con un gesto tecnico che è stato elogiato, applaudito e che ha esaltato un po' tutti quanti in questi giorni. Benvenuto per la prima volta a Batti 5, a Cristian Titi Boruto. Buonasera. Buonasera, grazie mille dell'invito. Grazie a te per essere in nostra compagnia e con lui ovviamente andremo ad analizzare questa vittoria sofferta, ma pur sempre di vittoria si tratta, la situazione di classifica, il prossimo turno, e inizieremo a guardare un po' più da vicino alle Final Eight che si avvicinano giorno dopo giorno, appuntamento in programma, lo ricordiamo, dal 20 al 24 marzo in Emilia Romagna, in più sedi, in più palazzetti dello sport. Iniziamo ovviamente con i risultati della giornata precedente, numero 18 di Serie A, anche qua siamo alla volata finale perlomeno della regular season. Lazio vince in casa del Latina, uno scontro salvezza importantissimo, 4-2, meta Catania Brico City batte Real Arzignano, prossimo avversario dell'Italservice, 7-4, Italservice Pesaro batte Feldieboli 2-1, Lollo Caffè Napoli si impone nettamente sul Civitella 6-1, lo scontro di sabato pomeriggio ad alta quota, se l'ha giudicato la capolista, acqua e sapone ogni grosso sulla Real Rieti, decimata 5-0, Came d'Osson rialza la testa dopo un periodo buio e vince 6-1 sul Maritime Augusta. Classifica quindi che ha delle scosse importanti. L'Acqua Sapone si mantiene al primo posto, ora con 43 punti. L'Italservice al secondo a 5 lunghezze di distanza, quindi con 38 punti. Napoli è terzo con 33, quindi Maritime a 32, Real Rieti 31, Feldieboli conclude la prima metà di graduatoria a quota 29, dall'altra parte Meta Catania 26, Came d'Osson che risale a 23, ora insieme al Civitella, Lynx Latina ferma a 12 e l'ultimo posto, ora sono in due, c'è una coppia, Real Arzignano agganciata dalla Lazio. Guardiamo anche la classifica marcatori, perché Borruto sale con un gol di cui parleremo ampiamente a quota 24, sempre saldamente al comando della graduatoria dei Bomber. Iosico è stato bloccato e quindi fermo a 18, poi abbiamo De Matos e Lima a 17, Cacaci, Manghigno e Coco Wellington a 15, quindi Musumeci, Cesaroni 13 reti, Fornari, Titon e Viera 12 reti. Queste le primissime posizioni ovviamente della classifica marcatori. Allora, abbiamo detto, posso dire Titi, insomma, sì, ti chiamano meglio, tutti meglio. Così, vado in confidenza, questo è un salotto fra amici. Abbiamo detto Titi, vittoria sofferta contro la Feldieboli, ci aveva sconfitti nella gara di andata, quindi era una partita particolarmente attesa dopo la sosta, ma alla fine ce l'avete fatta, poi del gol tuo ne parleremo più avanti. Sì, sì, è vero, è stata sofferta questa partita e l'abbiamo lavorato tutta la settimana per il portiere loro, che è fortissimo, Lion è un portierone, alla fine ci hanno fatto gol di come abbiamo lavorato, ma alla fine è andata bene, l'ultimo secondo è andata bene per noi. È andata benissimo, tra l'altro sì, hai sottolineato il gol subito con l'avanzata di Lion, bravissimo con i portieri, brava a passare la palla, a scegliere il tempo, a calciare fortissimo, più tra poco vediamo gli highlights, però intanto ti domando, più bravi loro in quella circostanza oppure avete sbagliato qualcosa voi? A un occhio nostro non si vede. Abbiamo sbagliato un tempo nel gol di loro, ma vabbè, succede, erano 5 contro 4 e ci sta, succede, ci sta. Comunque anche loro scelta perfetta dei tempi, penso al rimorchio di Romano perfetto, una linea di passaggio scoperta, insomma tutto sì, fatto applicato alla grande. È vero, è vero, secondo me hanno sbagliato il passaggio e stava giusto nel posto giusto e è andata bene a loro lì. E allora vediamoli questi highlights, così poi possiamo commentare in maniera approfondita tutta la partita. Il servizio su Italservice Pesaro, Feldieboli 2-1. Diciottesimo turno di campionato che vede in campo Italservice e Feldieboli dal Palanino Pizza di Pesaro. Amici di PMG Sport Futsal, appassionati di calcio a 5, buonasera da Giacomo Giampieri, ben ritrovati con lo spettacolo di gol e le emozioni originali, uniche della Serie A, Planet Win 3-6-5. Caputo, poi Onorio, pallone recuperato da Iosico. Prova il corridoio centrale per la conclusione di Boccao. La porta in area di rigore, poi uno sguardo avanti, il lancio per Fornari che si abita di petto. Gran girata, Miarelli. Si guardano
Attentamente i due. Borruto passa! Colpo di tacco di Fredino, non è finita. Onorio la rimette in mezzo. Di nuovo Mauro Canal contro Caponigro. Prova a sfidarlo. Alla meglio il 24 che parte in contropiede. 2 contro 1. Fino in fondo! Pressato da Fornari. Superata la prima linea di pressing. Mancuso torna da Mauro Canal. Lancio a cercare Marzelinho che si gira. Che va con l'intero del piede. Trova il recupero della Fel di Evoli che va in avanti con Jader Fornari. Bocao, arriva il pallone in mezzo, sirena e si chiude la prima frazione di gioco in perfetto equilibrio a reti inviolate. Sale il campo, serve Bocao, bene per Fornari, colpo di tacco Bocao, ma che bella azione, passaggio per Bocao, c'è spazio per Josico, pallone lì dietro, il tentativo e il gol di Sergio Romano, la Fel di Evoli la sblocca. Palla fuori per Onorio, sinistro, Lion, poi Marcelino, ancora Lion, e alla fine la blocca. Poi Andre Ferreira, taglio in profondità di Josico, che in area di rigore il tentativo di pallonetto su Miarelli. Avrebbe dovuto fischiare lui, adesso il fischio c'è e si riparte con Fortini. Sinistro, Lion, e manda fuori il pallone, non è finita Onorio, Fortini al volo, che gol! 9 minuti. Onorio la alza per Fortini ancora, spacca il palo, è Guennonna a ricevere nel giro di 2 minuti circa il cartellino rosso. Ringhia su di lui Bocao, passa Onorio in qualche modo, era bello l'assist per Canala, ma ha capito tutto Romano che sta disputando una grande partita. Qui si allacciano Bocao e Marcelinho, arriva il direttore di gara e ammonisce Bocao, è un giallo pesante perché si tratta del secondo e 45 al termine. Intanto Marcelinho con questo sinistro splendido spacca la traversa. E Matteus, non concedono la giocata con il portiere di movimento, per un attimo tocca Fornari, poi Onorio che spazza, attenzione a Borruto che controlla di petto, rovesciata! Mamma che gol! Mamma che gol del Cobra! 20 secondi scarsi alla fine del match, prova a prendersi la conclusione Josico, destro! Si chiude una partita incredibile per tutto l'andamento della gara, estremamente equilibrata. L'avevamo detto, partita sofferta, le immagini l'hanno testimoniato, la Fel di Evoli ha avuto le sue occasioni anche per segnare altri gol, anche Pesaro ha avuto le sue occasioni, abbiamo rivisto questo magnifico gol da parte di Borruto, ma prima ancora abbiamo messo un po' in ombra un'altra prodezza grandissima, quella di Fortini, che non me ne volere, passerò per pazzo, ma secondo me è stato più decisivo di tutti venerdì, perché con il gol, con l'occasione, con la corsa ha veramente dato una reazione alla squadra che poi ha trascinato anche il pubblico a spingervi. È vero, Fortini sta giocando, sta in crescita, è un bel giocatore, c'ha tutto, a me mi piace tantissimo come gioca. E poi ha fatto quel golazzo e è andata benissimo per noi. Peccato il palo, perché sennò veramente faceva esplodere lui il palo, ti risparmiava la rovesciata. No, andava via se era lui, se faceva due al volo. Due al volo, veramente clamorosi, veramente in grande forma Fortini, siamo contentissimi perché è un giocatore che sta dando tanto, soprattutto emerge nei momenti di difficoltà del Pesaro, è quel calciatore che nel momento in cui alcuni campioni come te, come altri, magari non riuscite a incidere, lui puntualmente ci mette qualcosa. Ci mette, è vero, meno male che ci sta lui pure per fare danni lì davanti. Ottima la prestazione quindi di Fortini e poi alla fine questo gol. Ci racconti cosa ti è passato per la testa, se ti ricordi qualcosa, perché poi c'era il rischio che Lion ti travolgesse, forse avrebbe dovuto aggredirti un po' di più. Sì, in realtà io stavo aspettando la prima, quando Onorio suola, io stavo aspettando la palla al pivot, cioè lì fermo. Quando ho detto non me l'ha data, pensavo che la davano indietro, ma dopo quando ho visto il lancio e Sergio Romano è andato in avanti, ho detto, mi è rimasto al petto, ho detto, che faccio? E faccio la rovesciata, è andata benissimo. Non so come fai di mai, solito. No, ti giuro, non ho mai fatto un gol così. Bravo, questo volevo domandarti, non so se hai mai fatto un gol. No, non ci penso neanche a farlo, perché so che non mi riesce, ma questa è andata...
È andata in maniera magnifica, veramente qualcosa che ha fatto impazzire tutti, anche Giacomo Giampieri, la nostra magnifica voce delle telecronache in diretta streaming, è impazzito giustamente. Io al microfono del palazzetto, la gente non ci ha capito più niente, insomma, qualcosa di magnifico. Neanche io. Bellissimo. A pochi secondi, alla fine, insomma, nel sogno, credo, di ogni bambino che ama il calcio a 5, insomma, il pallone, da bambino c'è, prima di addormentarsi, domani ho la partita, sogno di fare un gol in rovesciata, certo, all'ultimo che decide la partita. E tu l'hai realizzato a 31 anni. Insomma, qualcosa di veramente straordinario. Complimenti, davvero, questa giocata è pazzesca. Ho avuto l'impressione, per andare veramente sui dettagli, che l'hai fatta scendere apposta per rovesciare più da terra. È un'impressione oppure è venuto tutto spontaneo? Sì, non so, io c'ho un tempo strano, cioè devo sempre stare vicino a terra. Se riesco a fare con, tipo, visto che ho la mano a terra, non so se l'hai visto, c'ho la mano appoggiata a terra quando calcio. Ecco, la stiamo rivedendo, vediamo un po' nel dettaglio. Cioè, si vede che non è che sono saltato 2 metri, stava a 30 centimetri da terra. E forse è stato in segreto, perché se la sforbici alta come fanno alta, altri, secondo me lo prendo a lui, il portiere al corpo. Esatto, invece sei passato tra fianco. Passato sotto. Veramente, insomma, quindi ulteriore valore aggiunto ad un capolavoro che ha girato su tutto il web, su tutte le televisioni, insomma, un gol che ha fatto... Ti è arrivato qualche messaggio che ti ha fatto sorridere in particolare su questo gesto? Sì, i ragazzi, gli amici mi dicevano, ma non ho mai fatto un gol così, che ti fai il fenomeno? No, cioè, scherzando, ma... Chiaro, beh, vabbè, dai, un bel ricordo comunque sia. Sì, al di là del... bellissimo. È un ricordo bellissimo, una videocassetta, per usarla in termini storici, da conservare. Complimenti davvero, tra l'altro hai avuto concorrenza questa settimana, perché al femminile c'è chi ti ha risposto, fra poco ne parliamo. È stata una delle partite più dure vissute in casa, però l'avete vinte tutte quante. Con Collini dicevamo, manca un po' di personalità a questa squadra, diceva lui, ci faceva notare, fuori casa. In casa invece cos'è? Il pubblico che vi dà qualcosa in più? È vero, fuori va bene, noi sappiamo che fuori sono tutti i campi sono difficili, ma ci proviamo, andiamo a vincere noi, che no, ma dopo ci stanno i viaggi, magari arrivi un po' stanco e tutta la settimana il viaggio, questo, ma è vero, è più difficile. A casa sì, il pubblico ci dà una spinta in più. Mo questa partita che ci siamo fermati una settimana, abbiamo lavorato troppo, eravamo un po' stanchi, carichi delle gambe, e il pubblico ci ha dato una spinta in più. C'è stato per tre quarti gara in cui voi siete rimasti un po' piatti rispetto al solito e il pubblico si è appiattito. Poi, ecco, dicevo, Fortini ha dato la scossa e da lì si è rianimato, è diventato una bolgia gli ultimi 5 minuti ed è nata questa tua magia. C'è una dedica per questo gol speciale? No, mia famiglia, è sempre per loro, e per tutto il pubblico, ma più per la mia famiglia. Quanto è importante il supporto della tua famiglia nelle tue prestazioni, proprio nella vita di uomo, nella tua vita di calciatore? Tantissimo, tantissimo. Loro sono, i miei bambini e mia moglie mi danno una spinta in più per fare, devo dare il meglio per loro. Ti hanno detto qualcosa loro su questa rovesciata? No, mio figlio, che più che sanno i bambini a scuola, mi vedono, papà, quel bambino ti ha detto. Mi piace per i bambini che pure dicono, hai fatto un bel gol, ci vediamo al palazzetto. Questo è l'orgoglio più grande, questo prima ancora dei 3 punti del successo. Sì, bel messaggio, davvero. Allora, dicevamo, hai avuto concorrenza e hai detto che non avevi fatti altri simili, è il più bello in assoluto che ti ricordi? Che non sia anche una rovesciata, tiri al volo, perché ne hai fatti, No, cioè, non, belli no, no ci sono, ma ci sono quelli importanti che se mi piacciono molto di più. È stato quando ho vinto lo scudetto con Montesilvano. Perché nel tuo curriculum, non l'abbiamo detto, c'è uno scudetto col Montesilvano 2009-2010, sempre con Collini, no? 2010-2011 la Champions, la Coppa, il massimo trofeo a livello di calcio a 5, poi 2 Coppe Italia, 2 Supercoppa, in una carriera che, lo dico a beneficio dei nostri telespettatori, è iniziata in Italia con il Napoli, la prima squadra a portarti qua. Chi è stato che ti ha voluto? C'è una persona? Dalia, Roberto Dalia. Quindi è stato lui a portarti qua. Beh, insomma, ci ha avuto... Ci ha azzeccato. Poi Montesilvano, poi una parentesi in Spagna di 6 mesi e sei tornato subito, perché non è andata benissimo? Non è andata bene, è troppo professionista lì in Spagna. Cioè, io sono andato con la testa di qua, pensavo a fare una cosa e alla fine sono andato 6 mesi in vacanza. Va bene, però sono esperienze che aiutano a capire cosa uno vuole quello, a se stesso. Un'esperienza. Poi dopo Acqua e Sapone, Pescara e ora Pesaro. Hai rinnovato... altri 2 anni, quindi immagino che tanto male non ti trovi, scherzando. No, mi trovo benissimo. Grazie a Simona e al presidente Lorenzo che sto qua, perché se era
per me, io stavo già in Argentina l'anno scorso. Cioè, già l'anno scorso che è successo quel casino con Pescara, stavo lì, ma loro mi hanno detto vieni che vogliamo parlare con te, e alla fine è andata a buon fine. È andata a buon fine, decisamente. I tifosi e tutti quanti noi che ti seguiamo siamo strafelici che non sei in Argentina. Stavi per partire dopo Pescara, ti hanno contattato e hai cambiato idea, quindi tu avevi deciso di tornare a casa. Ho detto, sì, già era, l'ho detto altro anno così, non ci sto, e alla fine l'anno scorso è andata. È stata dura, dicevo, c'è stata tanta concorrenza perché al femminile, il giorno dopo, due giorni dopo, domenica credo, Nona Navarro Saez, questa giocatrice, questa campionessa, ha deciso di non solo imitare, ma così la butto là, sfacciata, in maniera sfacciata, ha fatto addirittura meglio di Borruto, un gol di prima con l'avversario vicino, l'ha buttata dentro. Vediamo le immagini grazie alla regia di Rossini TV. Vuole ripartire la Ternana, l'intervento di Angelica Di Biasi. La palla per Nona! Ma che nome è stato fatto? Nona Navarro Saez, che si va a iscrivere all'album delle figurine Panini. Standing ovation al Pala 7 Infinity di Gorgonzola. 3-3. Dal Mamma Mia di Giacomo Giampieri all'iscrizione nell'album delle figurine di Giuseppe Di Giovanni, che saluto con affetto, sono due gol anche differenti sotto alcuni punti di vista. Sì, no, lei la prende di prima, poi penso che salisse un metro dalla terra lei, cioè, il mio è tutto il contrario, questo è stato un golazzo, questo è bellissimo, questo è impossibile, penso da fare. Vabbè, noi ci godiamo il tuo, No, no, sì, ma così. Questo è stato un golazzo. Complimenti alla giocatrice, alla calciatrice del kick-off, tra l'altro in una partita di cartello contro la Ternana, campione d'Italia, quindi tante cose in uno. E a proposito dei gol belli, insomma, chiudiamo il cerchio su questo argomento vedendo la top 5, ho la sensazione che Pesaro sarà ben rappresentata. E manda fuori il pallone, non è finita Onorio, Fortini al volo! Che gol! In avanti per Giappa, la tiene col petto in campo. Arriva Dimas a supporto, eccolo qui, Dimas il destro, mamma mia, ma che cosa sei? Ma che cosa sei Dimas? Che cosa inventi con quel piede ogni volta? Una giocata immensa, ancora del numero 77. Il pallone e poi il gol! Il destro vincente da parte di Igor che porta il risultato sul 3-1. Carlos! Mamma mia! Un super gol di Juan Carlos per l'1-0 del Latina a 7 minuti dall'intervallo. Matteus, non concedono la giocata con il portiere in movimento, per un attimo tocca Fornari, poi Onorio che spazza, attenzione a Borruto che controlla di petto, rovesciata! Mamma che gol! Mamma che gol del Cobra! Stavamo commentando questi gesti tecnici straordinari, c'è un po' di tutto, i tiri al volo di Fortini, la rovesciata di Borruto, ma anche il gol di Juan Carlos, tutti molto belli. Mamma mia, bellissimo, bellissimo. Il tuo è più bello, sì? Che domande, che domande. Vabbè dai, credo che il voto insomma sarà facile su Facebook tramite PMG Sport Futsal. Continuiamo a parlare di te prima di andare al prossimo turno, 24 reti in 18 turni, tu ne hai saltate 1-2? Penso che tre addirittura, quindi in 15 partite, media reti molto molto elevata. Ti aspettavi una stagione sin dal primo anno così anche redditizia? No, non me lo aspettavo, ma sì, sapevo che ci stavano i giocatori che, te dico Onorio perché è uno che fa, che gioca con tutti e due i piedi, cioè, che dai passaggi, dopo ci sta Sala, sta Pablo, ci sono i giocatori che ti possono dare, io sono attaccante, posso stare lì e stare vicino attaccato al palo che lo posso mettere solo dentro. Non pensavo che andavano così bene, tipo questi gol, 24, mai pensato.
24 e mezzo poi ce n'è uno, parlavamo prima di andare in onda, lo svelo come aneddoto ai nostri telespettatori, che noi abbiamo assegnato per primi a Taborda, in realtà è una palla forte messa da Borruto, deviata un po' da Taborda, poi da un difensore, insomma alla fine il gol è di Taborda, però era a metà in condivisione con Borruto. Due anni di rinnovo, diciamo, Pesaro si è innamorata di te, tu ti sei innamorata di Pesaro, la città è bella come te l'aspettavi, insomma tu sei sempre stato in Abruzzo. Io, o a Napoli, sì. Sono tutti bei posti. Sì, sono stato a Napoli a Benevento, che era un paese così e non c'era niente. Qua è un'altra cosa, sono vicino al mare, la gente, biciclette, pieno di tutto, è bellissimo. Qualità della vita altissima. Uno dei motivi del rinnovo, immagino che incida anche questo. Va bene, abbiamo approfondito tanto, ora però torniamo a parlare di campionato e di Final Eight. Nel prossimo turno si giocherà in Serie A la 19ª giornata, Pesaro sarà di scena sul campo sabato della Real Arzignano, vediamo nel dettaglio tutto il cartello della prossima giornata della Serie A Planet Twin 365 con Lazio Camedosson. Venerdì sera, e venerdì si giocano anche Feldieboli Acqua e Sapone, trasferta difficile per la capolista, Maritime Augusta contro Meta Catania, Real Rieti contro Lollo Caffè Napoli, questa è importante per il podio, Real Arzignano da Servis Pesaro sabato alle ore 16, Civitella contro Lynx Latina sabato alle 18:30. Primo posto impossibile? È difficilissimo, ma si può fare. Ma loro sono, no, al di là dei numeri, sono più forti o no? C'è una bella rosa, ma è che più forte di noi no, io sempre ci credo nella mia squadra, io la squadra più forte è la mia, secondo me. E perché non abbiamo vinto la Coppa della Divisione dopo tanti complimenti? Ti stuzzico, cosa è mancato? Un po' di fortuna. Sì, eh? Poi c'è, gli episodi pure ci sono stati un po', cioè il fallo al portiere a Miarelli che secondo me ci dovevano fermare, ma non si sono fermati, c'è un gol in meno lì, poi il portiere in movimento... Abbiamo sbagliato penso che un centimetro e hanno fatto gol. Episodi, vabbè, servirà da benzina e da lezione per altri momenti sempre. Chiave, no? Sempre da lezione. Abbiamo visto il prossimo turno, vediamo anche la locandina di Real Arzignano di Tasservi Spesa, perché poi ormai i tifosi sono abituati anche ad andare in trasferta, questa è una bella trasferta in Veneto che può essere interessante. Sabato, nel weekend, alle ore 16, eccolo qua, l'appuntamento per questa sfida, che sulla carta ci vede... favoriti, nettamente favoriti, ma che il passato ci insegna questo tipo di partite sono le più insidiose, quelle in cui voi tendete a rilassarvi forse un po' troppo. È vero, i primi minuti, il primo tempo con loro è stato difficile, pensavamo che era una partita così, no, cioè abbiamo sbagliato un paio di cose, va bene, alla fine è andata alla lunga dopo con i giocatori gol. Senti, ma tu sei dell'idea che gli schiaffi, quelli forti, tipo la sconfitta subita in casa del Latina, siano positivi? Oppure gli schiaffi, come ci ha detto Caputo, sono sempre schiaffi? No, sì, io prendo sempre vado sempre a vincere, ma quando perdiamo due partite di seguito è difficilissimo. Cioè, ci provo con tutto quello che ho, ci provo a vincerla, no? È impossibile perdere due di seguito. Ho capito, quindi insomma la reazione te la scatena, una sconfitta. Vediamolo questo Real Arzignano nella versione attuale di marzo 2019, ha perso 7-4 in casa del Meta Catania, tanti gol insolitamente. Vediamo gli highlights. Amici sportivi, appassionati di futsal, ben trovati dal Pala Catania, tutto pronto. Squadre che hanno già fatto il loro ingresso in campo, tutto pronto. Dunque sarà il Real Arzignano a dare il via al match sul punto di battuta. C'è Carlo Oneo, sicuramente una squadra che vuole partire col piede sull'acceleratore, come in questa circostanza è doppia parata. Ternani, Amoedo, nuovamente per il suo numero 8, la conclusione, la parata. Diciamo delle difficoltà da parte del Real Arzignano con 39 gol fatti, e intanto il palo, errore in appoggio, la palla che viene recuperata, porta vuota, arriva la rete del Real Arzignano. Sono Hernani Amoedo larghi, Tres e Musumeci sul punto di battuta, parte Tres, poi la conclusione, la rete, il pareggio della Meta Catania e il gol di Amoedo. Un po' anche
Giacomo Azzoni per i padroni di casa, ma intanto la conclusione, c'è il raddoppio! E dunque cambia ancora il parziale, Meta 1, Real Arzignano 2, un inizio scoppiettante questa partita, e come dicevamo, comunque la classifica non deve ingannare, 22 punti per la Meta, 7 per Real Arzignano, ma non vuol dire niente, intanto un gran gol, il gol del pari, arriva con il sinistro di Alex Costantino, col suo pivot Musumeci di aprire la difesa avversaria, ed eccolo lì, proprio a Moedo, la rete del 3-2 della Meta Catania, il raddoppio personale, Salamone, che gol da parte di Salamone, ancora pareggio, ancora grandi giocate al Pala Catania, però di perdere palla e ancora una volta farsi trovare scoperta. Tanto Tres, rischio, stavolta l'ha corso Pozzi, però un trattamento certamente molto accurato nei confronti di Musumeci, che adesso arriva sul pallone, non riesce a conquistarla e poi Spindola trova l'angolino basso, trova la rete del 4-3 per la Meta Catania Brico City. Ottimo recupero palla da parte del Real Arzignano, l'avanzata verso Enu col tacco, che gol di Carlo Enu, gioco di prestigio da parte del numero 21, la sirena che pone fine al primo tempo, un primo tempo molto spettacolare, pieno di gol, 8 in totale, 4 per la Meta, 4 per il Real Arzignano, ribaltamento di fronte, 3 S, tocco verso Dalcin, la conclusione, palla rimpallata, poi arriva Musumeci, ancora Moedo col tacco, palla che rimane lì, poi Dalcin, ancora Pozzi, incredibile, poi sempre Dalcin, palla fuori. Clamoroso, spettacolare, incredibile. Dalcin, palla per Tres, ancora Pozzi. Tentativo da parte di Costantino, poi Musumeci, mezzo a due. Molto bene Musumeci, Costantino ancora per Musumeci, arriva la rete! Il gol della Meta! Il capitano Carmelo Musumeci! Meta 5, Real Arzignano 4. Un movimento davanti Musumeci, tocco di prima verso 3, sono due che non si chiude, poi arriva Dalcin! Che sigla la rete del 6-4! Di prima intenzione, Duda Dalcina, tutto gas, centro dell'area, conclusione di punta. Faccia in verticale, tocco al centro verso Tres, primo intervento di Perez, e poi arriva la rete, anzi no, palla che termina in angolo, abbiamo visto, è stata un'illusione ottica, ancora il numero 8, in verticale, palla recuperata da Redney Tres, il suo tiro, arriva la rete! Il gol della Meta Catania, 7-4! E dunque è vittoria per la Meta Catania Brico City 7-4 sul Real Arzignano. Partita pazza sino al 4 pari, poi Meta Catania che è riuscita ad avere la meglio, ma la Real Arzignano contro una squadra solitamente molto forte difensivamente, soprattutto in casa, comunque molto fastidiosa soprattutto in casa, ha dato del bel filo da torcere, quindi massima attenzione alla Real Arzignano. Sì, sì, a me l'Arzignano giocano bene, a volte hanno un po' di sfortuna che rimangono sempre la palla ai abbiamo contro, visto un paio di episodi. Per quello, sempre, è successo pure con noi, cioè, le va sempre un po' male a loro. All'andata infatti non hanno fatto una partita così fluida, insomma, ce l'hanno fatto soffrire. No, per questo dico, cioè, secondo me sarà un po' dura andare lì a giocare contro di loro a casa loro. Tra l'altro, non l'abbiamo detto prima, avete visto come al solito questo benedetto asterisco sulla classifica, una partita in meno relativa all'Olo Caffè Napoli, che è terza, quindi guardiamo con attenzione Meta Catania, o meglio, Meta Catania all'Olo Caffè Napoli, perché noi stiamo registrando di primo pomeriggio, la puntata va in onda di sera e alle 16.30 si sarà giocata, quando andiamo in onda, la gara di recupero appunto fra Meta Catania e l'Olo Caffè Napoli, con Pesaro, spettatore interessato, perché Napoli al momento è a 5 punti di distanza. Possiamo rimostrare la classifica cortesemente? Chiedo un messaggio, lancio un messaggio alla regia fra qualche istante, eccola qua, grazie mille. Vedete, 5 punti su Napoli, e quindi questa sera quando starete vedendo la puntata, Napoli potrà essere ancora 5, a 4 o addirittura soli
due punti dal Pesaro. Speriamo che Catania faccia soffrire anche il Napoli, abbia fatto soffrire, meccanismo temporale da ritorno al futuro in questo momento per me. Va bene, un'ultima parentesi dedicata alle Final Eight, perché vogliamo iniziare a dare uno sguardo. I sorteggi hanno detto match col Camedosson. Avevo sentito, non ricordo chi, della società dire se c'è una squadra da evitare nei quarti è proprio il Came. Che mi dici? Come io, no, io, cioè, è una squadra difficile, ma a me se mi toccava pure l'acqua e sapone che è la più forte, me la gioco lo stesso. Non pensi all'avversario? No, no. Si chiama anche mentalità o sbaglio questa? No, no, io sempre penso a tipo andare a fare il meglio con tutte le squadre, dopo se va bene o va male si vede lì in campo. Quante chance ha Pesaro di vincere la Coppa Italia in un tabellone così nuovo? C'è molta pausa fra i quarti e le semifinali rispetto al solito? Abbiamo possibilità. Secondo me faremo una bella Coppa. E invitiamo tutti i pesaresi, visto che la distanza è poca, insomma siamo a 100-150 km, un'oretta abbondante di viaggio, a venire a fare il tifo. La prima partita, vediamo il cartello con tutte le indicazioni delle Final Eight. La prima partita si gioca, per quanto riguarda il Pesaro, al Palasport di Cavezzo, vicino Modena, una trentina di chilometri da Modena, quindi un po' più lontana, alle ore 20:30 c'è la diretta PMG Sport Futsal, ma insomma con un bel contributo sugli spalti potrebbe essere tutto più facile. Prima ancora, quarto di finale numero 1 alle 17 a Legnano, Lolo Caffè Napoli contro Feldieboli. Dall'altra parte del tabellone si gioca Reggio Emilia, il giorno dopo Rieti contro Meta Catania e Acqua e Sapone contro Lazio. Poi semifinali il 23 marzo alle 16 la vincente dei primi due incontri, quindi quelli che riguardano il Pesaro, e alle 18:30 tutte e due le partite a Faenza in diretta su Sky Sport canale 202 a Faenza il 23 marzo alle ore 18:30, la seconda semifinale. Domenica finale a Faenza, diretta a Sky Sport 202 alle ore 18. Insomma, l'obiettivo è quello di andare su Sky, quello di andare in diretta sul 202, questo mi sembra abbastanza chiaro. Allora, siamo in conclusione. Cristian Titi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua presenza. Non è stato facile, lo rivela ai nostri telespettatori, sei un po' restio alle telecamere, ti piace parlare in campo. No, mi piace, non mi piace cioè, la TV, queste cose, ma... Ti mettono un po', insomma, fuori, sei un po' un pesce fuor d'acqua dal tuo punto di vista. Noi invece diciamo che sei stato bravissimo anche davanti alla televisione, sempre sorridente e disponibile, quindi grazie mille per essere stato qui con noi. Grazie a voi. A tutti i nostri telespettatori l'invito di seguire il Pesaro nella sfida con la Real Arzignano, se potete fuori casa, se non potete sarete in tanti che non potranno andare in Veneto, ovviamente come sempre in diretta anche su Rossini TV, quindi canale 633 per vedere nella casa televisiva a tinte biancorosse, chiamiamola così, le gesta della squadra di Fulvio Collini. Grazie di nuovo a Titi, grazie a tutti voi, buon proseguimento di serata con la programmazione di Rossini TV. It takes.